molto atteso dai nostri telespettatori e che ci porta a considerare effettivamente un titolo che adesso ci spiegherai perché potrebbe essere interessante. Allora, un titolo che a me piace molto fondamentalmente perché utilizzo il mezzo, lo vedete in sovrimpressione, parliamo di Netflix, insomma, chi non lo conosce e soprattutto chi non l'ha utilizzato, soprattutto in particolar modo Enrico nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, anno e mezzo con lockdown, restrizioni con il Covid, diciamo che c'è stato un aumento notevole. Insomma, però lascio a te dirci perché hai scelto Netflix e poi lo andiamo a vedere graficamente. Beh, Netflix l'ho scelto perché secondo me graficamente interessante, fondamentalmente è uno di quei titoli che ogni tanto cito quando parlo del Nasdaq dicendo non credo a crolli del Nasdaq perché abbiamo Netflix, Twitter, Facebook, Google, Amazon, Apple, quindi una marea di titoli super capitalizzati dei quali siamo tutti clienti affezionati, quindi non sono titoli che sono saliti senza avere dei clienti o dei fondamentali o una base. Sono titoli che sono saliti su numeri reali e quindi eventuali storni ci permetterebbero poi di comprare alcuni di questi titoli a dei prezzi migliori, quindi cavalcare un trend. E in effetti, se possiamo partire già con il grafico weekly. Quello che balza chiaramente all'occhio è che Netflix, per quanto nelle ultime settimane stia scendendo, vive ancora un trend rialzista assolutamente intatto dai minimi del 2019, quello hanno visto in area 240 dollari, siamo arrivati a toccare i 700 dollari, quindi un titolo che ha un trend evidenziato molto semplicemente dalla freccia blu, ancora assolutamente rialzista. Ho evidenziato un supporto in area 640 dollari in alto a destra che era stato testato e che poi è stato perso, quindi il prezzo è andato al di sotto, ha tentato di fare un pullback e poi ha continuato la sua discesa che attualmente è ancora in atto. E quindi vediamo come il prezzo potrebbe, avendo perso quel supporto e vivendo proprio queste giornate di possibile storno, scendere ancora e andare a prendere un livello che sarebbe molto interessante per comprare Netflix, quindi pagarla molto di meno pur rimanendo in un contesto rialzista. E questo livello possiamo andarlo a vedere evidenziato sul time frame daily, quindi sul secondo grafico. Certo, aspetta un secondo, no, questo è ancora Assolutamente. weekly, adesso vediamo il daily, già quello che anticipavi, eccolo qui. Ecco, e sul daily, quello che sono andato proprio a evidenziare, utilizzando il grafico lineare che talvolta pulisce il cosiddetto noise, il rumore di fondo, un doppio supporto. Abbiamo la freccia blu in basso che appunto ci riassume il trend ancora rialzista, e poi le due trend line dove le varie frecce rosse vanno a evidenziare proprio i supporti che hanno creato queste trend line e tracciandole andiamo a vedere come si vanno a un certo punto a intersecare, formando quindi un doppio supporto in area 510-515 dollari. È chiaro che dire ok, dal 583 può arrivare addirittura a 510, quindi perdere oltre il 10%. Beh, se noi vediamo i titoli del Nasdaq di ieri, hanno perso il 5, il 6, il 7 alcuni, quindi che in un paio di sedute, in 3, 4 sedute o anche in 10 con alcuni rimbalzelli, il prezzo possa arrivare in area 510 dollari, secondo me è perfettamente plausibile per un titolo volatile come Netflix. Quindi io l'ho messo in watch list e è arrivato eventualmente ai 510. Se avrà una reazione, quindi un rimbalzo con buoni volumi, credo che potrebbe essere un'ottima occasione di acquisto, lavorando quindi a favore del trend primario. Ok.